Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris, ragazzi. Che gara è stata? Finalmente siamo vissuti una gara davvero divertente, bella tirata fino alla fine. Non ha vinto la Red Bull, e quindi già una grande notizia perché si era apparecchiata bene per la Red Bull questa volta, ma grazie a Dio non sono riusciti a vincere. Chi dice che la Red Bull non è la macchina migliore in pista, evidentemente guarda altre gare. Basti vedere come con le gomme bianche Verstappen stava demolendo Norris e Hamilton con le rosse, solo per capire quanto Red Bull sta su un altro pianeta. È una vittoria Red Bull sventata, sì, perché Red Bull non si è involata verso la solita vittoria facile, semplicemente perché la pioggia ha rimescolato le carte. Una gara divertente, bella, è tornato a vincere Hamilton dopo tanto tempo. L'unica cosa che dispiace è che podio con tre team diversi. L'unica che è mancata ancora una volta è Ferrari. Ferrari, più passano i Gran Premi, più retrocede, preoccupando noi tifosi in maniera preoccupante in generale, perché purtroppo, ragazzi, è evidente che Ferrari non ha più il passo per stare con nessuno là davanti. Siamo la quarta forza, ma anche distaccata. Prima eravamo il secondo team, poi siamo diventati il terzo, poi siamo diventati il quarto, vicino agli altri. Ora siamo il quarto team da soli. Non possiamo prendere minimamente Red Bull e McLaren, ma siamo lontani anche da Mercedes. Questa è la trista verità. Leclerc, come al solito, disastro dovuto anche da lui, ma anche a una squadra inefficace, proprio come è avvenuto in Austria. Ragazzi, è difficile salvare qualcosa per questa Ferrari. Solito Sainz corposo, ma anche là c'è da parlare, ne parliamo. Vedremo, non lo so. Come al solito, prima di partire, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza e il sostegno al canale. Abbonamenti e donazioni potete aiutarmi a crescere e a sostenermi. Ci sono i giochi a prezzi stracciati, Instant Gaming, trovate in descrizione. C'è il giveaway se volete vincere un videogioco gratuito alla fine dell'estrazione, a vostra scelta. E quindi possiamo partire. Io non ho capito cosa è successo a Pierre Gasly, vi dico la verità. Francamente, già partiva dietro e poi ha fatto chiaramente un cambio totale alla macchina di componenti per prendere la penalità. E di base, non so, l'ho visto rientrare in box, è successo qualcosa, non l'ho capito, ragazzi, senza voto, ma francamente non ho capito che è successo. George Russell, voto 6, peccato, peccato perché uno dei protagonisti mancati è proprio Russell, si è dovuto ritirare. Però parliamoci chiaramente, ragazzi, Russell già era in una fase dove, secondo me, si era giocato probabilmente anche il podio. Dopo il pit stop, Russell era dietro gli altri e non stava più avendo quel ritmo forsennato che davanti avevano. Quando il ritmo e il gioco si fa duro e Hamilton è libero di lottare, come oggi, ragazzi, Russell non è assolutamente all'altezza. Parliamoci chiaramente, bisogna essere sinceri. Secondo me ad oggi Hamilton continua a essere meglio di Russell. Peccato però perché comunque poteva movimentarsi la gara alla fine. Vedere Russell in pista sarebbe stato divertente. Comunque ha fatto un bel weekend, eh. Guanyu Zhou, voto 1, disastroso lui, disastrosa la Sauber. Cioè, boh, non so cos'altro dire per un team veramente inaccettabile che sta sempre negli ultimi posti. Sergio Perez, voto 1. Ma ragazzi, ormai Perez è un misto tra incapacità sua, incapacità del team, tutto quello che si può sbagliare in Red Bull si sbaglia con Perez. Cioè, con una macchina del genere, non riuscire a risalire la china significa veramente che sei scarso tu, ma anche il team non fa nulla per farti risalire. Sappiamo che la Red Bull ormai si può permettere tranquillamente di stare avanti solo con Verstappen, che ti garantisce tutti e due i titoli, e ormai già sono in bacheca. Però da Perez mi sarei aspettato qualcosina di più. Errori, errori nelle strategie, pit stop quando non si dovevano fare. Ocon, voto 2, ci si aspettava decisamente di più dall'Alpine. Parliamoci chiaramente. Ci si aspettava di più dall'Alpine. Ci si aspettava di più da Ocon. Poi dietro io francamente non l'ho visto che è successo, non mi interessa neanche, giudico il risultato, la posizione d'arrivo. Non è una posizione accettabile per un team che aveva fatto bene nelle ultime settimane. Bottas voto 1, lascia perdere, non ne voglio parlare. Parlare di Bottas significa perdere il mio tempo prezioso. Leclerc, voto 0. Ragazzi, voto 0. Io non riesco a capire. E poi c'è gente ancora che difende Leclerc. Avete visto, oggi in live l'abbiamo bannati. Cioè, non riesco a capire come si fa ancora a difendere Leclerc. Allora, in Austria vi ho detto, poteva accadere quello che è accaduto a Leclerc alla prima curva. Poteva accadere se è creato un sandwich dove lui era in mezzo. E vabbè, non è colpa di Leclerc.
Ma la colpa del team e anche di Leclerc è stata quella di fare 6-7 giri con le bianche e poi cambiargli le gomme. In Austria poteva prendere i punti Leclerc. Poteva prendere i punti in Canada, quando ha risolto il problema al volante, se non gli avessero messo le gomme bianche per guidare sul bagnato. E lui ha avallato quella scelta. Oggi avrebbe potuto prendere punti, certamente. Io voglio capire com'è stato possibile che Leclerc ha deciso così, all'improvviso, con quattro gocce in pista, quando tutti i suoi avversari stanno girando e stanno continuando a mantenere la macchina con le gomme slick, avendone un vantaggio. Come sia possibile che Leclerc chiama il team e dice: voglio fare il pit stop, voglio mettere le intermedie. Cosa significa tutto ciò? Che Leclerc è un pilota, come vi ho detto mille volte, che non ha minimamente il polso di quello che sta accadendo in pista. Non ce l'ha, non si rende conto. Se chiama delle chiamate box, sono sbagliate, come sono state sbagliate in Austria. Ennesimo disastro, ragazzi, dopo un weekend in cui Leclerc, errori, uscite di pista, lunghi, toccate. Come si fa ancora oggi a difendere Leclerc nella giornata in cui Hamilton, prossimo pilota Ferrari, dimostra a 39 anni di essere in piena forma e che devasterà Leclerc l'anno prossimo? Hamilton, Leclerc lo devasta, ragazzi, perché Hamilton oggi ha dimostrato di avere intelligenza, lettura della gara, gestione gomme, tutto quello che manca a Leclerc, tutto. Leclerc è destinato a una carriera da secondo pilota, perché purtroppo in 7-8 anni, quant'è che corre in Formula 1, non si è migliorato, è retrocesso. Non ha lettura gara, non ha lucidità durante le gare, e ha fatto perdere punti a se stesso e alla Ferrari. Si può salvare Leclerc? No. Ad oggi mi fa piacere che anche tanti tifosi, l'80% buono dei tifosi, si è rotti i coglioni di Leclerc. C'ha ragione. Mettiamoci che Ferrari fa ridere. Ha fatto ridere il mondo portando la vettura di Imola e la versione ultima. E quella di Imola andava più veloce. Secondo me si vergognano a portare quella del Bahrain, perché secondo me se portano la prima macchina che abbiamo portato in pista in Bahrain è più veloce di quelle di Imola e quelle di Silverstone. Cioè, rendiamoci conto, ragazzi. Ferrari ha fatto degli sviluppi che non sono sviluppi, ha semplicemente copiato la Red Bull per poter dire ai tifosi: noi intanto ci abbiamo provato quest'anno. E sta pensando in pieno all'anno prossimo, sbattendosene nei coglioni di quest'anno. Se avessimo avuto un team decente e uno stratega forte, avrebbe dovuto dire a Leclerc: guarda Charles, rimani in pista e non mettere le intermedie. Stavamo in zona punti, avremmo potuto continuare a lottare. Invece il team ha avallato la scelta di Leclerc. Sintomo che il pilota sta fuori di testa e il team uguale. Ricciardo 3. Doveva essere la gara dove Ricciardo ci dimostrava la sua grandissima, eccezionale performance. Vi farò vedere che merito di stare in Formula 1. Ah no, niente, non ce l'ha fatta neanche questa volta. Purtroppo, Ricciardo, io ti voglio bene, ma parla la pista sta dicendo che non sei più all'altezza perché arrivi sempre dietro. E in una gara del genere, dove ha piovuto e dove tu, pilota d'esperienza, dovevi fare la differenza, non l'hai fatta. Ragazzi, amen. Magnussen voto 5 perché ha fatto pure una gara decente, poi ho visto fare dei sorpassi, sì, ma guardando dove sta Hülkenberg, Magnussen, ragazzi, ha fatto cagare. Cioè, con la Haas che era così performante a Silverstone, ci voleva una doppia zona punti, ma veramente clamorosa per aggiustare definitivamente la classifica costruttori, e Magnussen effettivamente i punti non l'ha portati. Si poteva fare decisamente di più, decisamente più. Sargent, voto 7, ragazzi, incredibile che non si è ammazzato in una pista così bagnata. Incredibile che Sargent è arrivato senza farsi male. Grande, grande, grande risultato del nostro Sargent, che da qualche piccolo miglioramento c'è. Fuori tempo massimo, sì, sicuramente verrà sostituito, perché alla fin fine sono miglioramenti arrivati in un momento che tu già ti sei giocato tutte le carte. Tsunoda, voto 7, perché comunque prendere la zona punti non era facile, l'ha fatta, ha portato un punto in Racing Bull. Il problema è che Tsunoda, che non è mai valutato per essere pilota Red Bull. Avete sentito Helmut Marko che ha detto: se dovessimo sostituire Perez, metteremmo Ricciardo. Cosa folle. Però di base, vedi, Tsunoda non entra mai nella logica del team superiore, perché purtroppo Tsunoda è troppo irruento e spesso fa cose che un pilota di caratura elevata non farebbe. Comunque, bella gara. Peccato che non trova continuità, perché se trovasse continuità sarebbe veramente importante. Albon, voto 8. Ragazzi, con la Williams in casa, facciamo
Fare un ottavo posto e un nono posto dopo gare così difficili è stato un grandissimo risultato. Bravo Albon che si è esaltato su una pista comunque complessa da guidare. E vediamo se è un nuovo inizio per la Williams. Ho i miei dubbi, eh. Però smuove la classifica, cerca di rimanere avvinghiata alle posizioni davanti. Ottimo lavoro per Albon che, ripeto, quando poi le condizioni sono difficili si esalta e oggi ha dimostrato di essere un grande pilota, eh. Grande, grande gara. Sono contento perché io Albon gli voglio bene e lo reputo un ottimo pilota. Alonso voto 5 dietro Stroll. Allora, punto primo, male l'Aston Martin che doveva portare questa vettura B, non l'ha portata, ha portato, anzi è tornato indietro sugli sviluppi e è migliorato, non l'ho visto sto miglioramento che hanno detto in televisione. Non ci credo che Alonso da diverse gare le prende da Lance Stroll, so. Ragazzi, ve l'ho detto mille volte. Alonso viene palesemente boicottato dal suo team per andare piano e per esaltare la figura di Stroll, dato che ha fatto il rinnovo del contratto. Su. Io penso che Alonso non è stupido, non si farà andare bene questa situazione. Se permane questa storia fino a fine mondiale, Alonso sta bello a casa sua perché tanto correre per fare gli ottavi posti dietro Stroll non c'ha senso. È comunque più di un minuto preso dalla vetta. Aston Martin non è migliorata, eh. Stroll voto 7, buona gara, ma io penso che sì, bene che sono arrivati in zona punti, ma certamente dopo i team, anzi, avrebbero dovuto pure superare Hülkenberg, e non ci è riuscito Stroll. Che parliamoci chiaramente, l'Haas ha fatto una grande gara, ma Aston Martin è meglio. Buona gara in generale, sì, punti presi, ma sono lontani dalle posizioni di vertice e soprattutto è una buffonata vedere Stroll davanti a Alonso per diverse gare consecutive. Hülkenberg voto 10, gara pazzesca. Pazzesca, vedere Hülkenberg manco lontanissimo da Sainz con la Ferrari effettivamente dell'anno scorso ha dimostrato come non abbiamo fatto passi avanti in Ferrari. Una vettura che è di un anno fa, che tutti criticavano, che quest'anno torna in pista con i colori Haas e va forte. Hülkenberg ha fatto una gara pazzesca, eccezionale, ha guidato da Dio, ha preso veramente una carriola di punti perché sesto posto sono tanti punti. Gara pazzesca. Ragazzi, che gli si deve dire? Fatto veramente da prestazione sopra le righe, eccezionale. Sainz voto 6. Ma è quinto, ha portato i punti in Ferrari, perché sei così cattivo? Sì, ma ragazzi, ma Sainz, io non ho capito qual è il problema. Cioè, praticamente, primo stint, quando è iniziato a mettersi male il meteo, Sainz aveva ripreso Verstappen, come gli è arrivato al secondo? Si è bloccato. Morto Sainz. Gli è arrivato Piastri dietro, perde una caterva di secondi da Piastri. Come gli è arrivato Piastri dietro, accelerato. E non si è fatto superare. Allora, fatemi capire una cosa, tranne dopo, chiaramente. Fatemi capire una cosa. Com'è possibile che Sainz aumenta il passo a un certo punto? Perché vuol dire che Sainz stava andando piano, volutamente. O comunque anche inconsciamente si stava limitando in pista e non stava rendendo al meglio. Perché se tu, come ha fatto Leclerc l'anno scorso a Miami, rimani 40 giri dietro Magnussen, ti arriva Hamilton dietro le spalle. Al volo sorpassi Magnussen e cambi passo. Stessa cosa ha fatto Sainz. Si era addormentato. Quando gli è arrivato Piastri dietro, si è svegliato. Ma ragazzi, ma il grande pilota non ha questi cali veementi. Ce l'hanno solo i piloti Ferrari. Sainz, che comunque è nettamente meglio di Leclerc, sta dimostrando il suo valore nettamente superiore a quello di Leclerc. Sarebbe dovuto essere confermato 100.000 volte se non fosse stato per i tifosi bocca aperti che osannano Leclerc. Sainz meritava molto più di rimanere in Ferrari di Leclerc, perché prende uno stipendio 3 volte inferiore e va il doppio in pista. Semplicemente Sainz, ragazzi, ha avuto dei cali pure lui, ha fatto degli errori quando è arrivato dietro Verstappen. Ha preso punti, ha fatto il giro veloce, siamo d'accordo tutti, eh? Ha preso punti, ha fatto il giro veloce, però di base, ragazzi, anche Sainz, secondo me, mentalmente è iniziato a crollare. Piastri voto 5. Cioè, ragazzi, in pista è successo di tutto. Piastri aveva sicuramente la seconda vettura più veloce in gara oggi. È accaduto di tutto. Sorpassi, incidenti, duelli pazzeschi. L'unico che è sempre stato fuori da qualsiasi cosa rilevante in gara è Piastri. Cioè, pilota talmente mediocre, lento rispetto al compagno di squadra, irrilevante, che può accadere quello che tipo. Piastri sta dietro. È accaduto qua. Accaduto in Austria dove si è svegliato solo alla fine. Qualsiasi cosa accade in pista, Piastri sta dietro.
e raramente fa qualcosa di rilevante. Pilota di una mediocrità, ma ragazzi, sconcertante. Pilota di una di mediocrità sconcertante. Norris voto 6 perché un podio non è mai male in casa, ma secondo me oggi Norris è il grande sconfitto. Pensando che era primo e di base ha guidato la gara per tanto tempo e poi alla fine la perdi, è un po' un errore. Certamente McLaren ha sbagliato le soste, ha fatto perdere tempo ai piloti. Quando vi dico io che McLaren non è un team completo per vincere il mondiale, mi riferisco a questi troppi problemi, troppi casini. Però anche Norris non è stato capace di gestire le gomme rosse come meritava. È partito, si è fatto fregare la posizione da Verstappen facendo una... Non lo so, in partenza fa sempre gli errori Norris. Mi ricordo a Barcellona 2020, fa sempre degli errori. Barcellona dell'anno scorso, Barcellona di quest'anno. Cioè si è incocciato a mettersi dentro le Mercedes dove non c'era spazio e ha lasciato via libera Verstappen all'esterno. Perché? A che pro? Non si sa. Pilota che alle volte si perde, poi era... aveva recuperato il passo, aveva fatto un grande sorpasso su Verstappen, si era messo in condizione di fare una gara pazzesca. Ti mettono le rosse, che per me era una strategia sbagliata, non a caso il più veloce era Piastri con le gialle. Ma non c'avevo le gialle noi, ma la gialla che hai usato per fare due giri in prova libera è una gialla che puoi usare in gara. Nonostante tutto, hanno messo le rosse, sono crollata alla fine, perché Norris non è stato capace di gestire le rosse come ha fatto Hamilton. Differenza tra il campione affermato e l'aspirante campione. Norris deve migliorare, ragazzi. Talento sopraffino, straordinario, ma deve migliorare perché purtroppo troppe cose che non vanno in pista e poi ti portano a non ottenere i risultati. L'abbiamo visto arrabbiatissimo, ma spero che sia arrabbiato con se stesso perché sarà giocata lui la vittoria oggi. Verstappen voto 8. Che bisogna dire, ragazzi? È andato in crisi, si è ripreso, alla fine con le bianche girava nettamente più veloce di altre macchine con le rosse, ma da inizio stint. E mi vengono a dire che la Red Bull non è la macchina migliore del mondo. Oggi chiaramente con le condizioni meteo variabili non ha fatto il bello e il cattivo tempo. Sono stati i piloti che hanno interpretato il bagnato meglio di lui e alla fine è arrivato dietro di un secondo e mezzo. Pensa un po' tu, quando era distaccato di tanti secondi a un certo punto della gara. Sintomo che la Red Bull sta su un altro pianeta. Ragazzi, mondiali già messi in cascina abbondantemente. È un Verstappen che aumenta anche il vantaggio su Norris. Praticamente c'ha quasi 4 gare di vantaggio. Chi gliele recupera 4 gare a questo qua? Cioè si deve ritirare 4 volte e Norris deve vincere 4. Entrambe le cose non accadranno mai. Certamente anche oggi errori, sbavature, quando non è nettamente superiore agli altri, gli errori e le sbavature le fa. Ragazzi, amen. Lewis Hamilton voto 10. Oggi, raga, allora, io non sono un estimatore di Hamilton, voi lo sapete. 7 mondiali di Hamilton sono follia, non se le meritate assolutamente, perché Hamilton ha vinto con una macchina nettamente superiore e col dominio più lungo della storia. Quindi io l'avrei voluto vedere con avversari forti, con macchine competitive allo stesso livello. Hamilton, però, devo dire che, innanzitutto, come ho detto in live, questa vittoria vale per 5 vittorie che ha fatto nell'epoca dei domini, quando vinceva da solo, con Bottas nel team. Avrebbe vinto chiunque. Anche Ricciardo avrebbe dominato con Bottas nel team. Quindi, una vittoria ottenuta in queste condizioni, con una gestione gomme pazzesca. Perché poi Hamilton, la vittoria, come l'ha ottenuta? Oltre a essersi districato dalle varie situazioni in maniera intelligente e senza fare grandi errori, ha messo le rosse e le ha gestite. Norris è crollato a fine gara, Hamilton no. È riuscito a gestirle da Dio, arrivando bene. Dimostrando come a 39 anni è rimasto integro come intelligenza, come velocità e come gestione gomme. Hamilton meritava di vincere altre gare in queste 2 anni e mezzo dove non ha vinto. Parliamoci chiaramente, mi ricordo nel 2022 poteva vincere delle gare, Interlagos, Messico, USA. Tante volte gli ha fatto delle strategie folli la Mercedes. O fatta apposta per perdere o hanno sbagliato proprio. L'anno scorso a Singapore poteva vincere, ha avuto anche altre occasioni. Hamilton avrebbe potuto vincere diversi Gran Premi in questi anni e un po' per sfortuna, un po' per la Mercedes che non gli ha dato le cose che gli doveva dare, non li ha vinti. Quindi è una vittoria meritata, in casa da ancora più morale, ed è una cosa buona per noi ferraristi perché ci fa capire quanto Hamilton sia integro e quindi arriva un pilota che con questa vittoria è ancora più motivato e quindi arriva in Ferrari con tutte le abilità intatte per vincere. Certamente, ragazzi, bastavano veramente 2 giri e Hamilton non avrebbe vinto, parliamoci chiaramente.
Questo dimostra quanto Mercedes ha fatto un lavoro enorme. Ho detto a inizio mondiale, è impossibile che Mercedes non recuperi. Durante i test la Mercedes stava dietro la Red Bull di poco e a fianco alla Ferrari. Non si sa cosa hanno combinato poi per retrocedere così tanto, sono tornati alle origini, hanno fatto una macchina comunque all'altezza. Continua a essere terza nel mondiale a livello di prestazione, sì, è poco dietro la McLaren e un po' dietro la Red Bull, però vedete poi che succede. Quando sei vicino, succedono i casini in gara, ti ritrovi là e vinci. È la posizione dove doveva rimanere Ferrari, vi dicevo, se Ferrari fosse rimasto secondo team in lotta per il mondiale a livello prestazionale, queste sono tutte vittorie che avremmo preso in Ferrari. Dopo ne siamo retrocessi in maniera inesorabile, Mercedes ha fatto quello step che era inevitabile, perché ve l'ho detto inizio anno, Mercedes arriverà, ci metto la mano sul fuoco. Ed ecco i risultati. Migliore della gara sicuramente Lewis Hamilton, peggiore Leclerc. Scandaloso. Ciao, Guaglione. Whoa, whoa, whoa.